macho. Franz Cicciano che vuole tornare al successo contro un Pomigliano invece reduce da un buon momento la formazione di Napolitano, sempre con tanti giovani interessanti e alcuni elementi di esperienza, al cospetto di un Pomigliano che ha cambiato tantissimo in settimana con alcuni giocatori che sono andati via. Vedremo cosa accadrà nel mercato di riparazione fino al 17 dicembre. Prima la chance di Moncerino, poi quella di Avallone per un Pomigliano che cerca il gol ma lo trova invece il Cicciano, calcio di rigore netto, lo trasforma Jenny Buonaguro spiazzando il portiere grande al minuto numero 5. La reazione del Pomigliano con Navallone, poi ancora la chance per la formazione ospite che va vicino al gol anche in questa circostanza. Carfora la parata di Grande, poi ancora qui forse c'è il fallo di Mocerino su Jenny Buonaguro, si continua a giocare ed è proprio Mocerino a trovare il gol del pareggio al 21esimo minuto. Le proteste del Cicciano, ma guardate cosa fa Buonaguro, destro al volo sul calcio d'angolo, un gol da antologia per il nuovo vantaggio del Cicciano. Non sono finite le emozioni del primo tempo, ancora una chance di Mocerino, poi sempre il numero 10 con Infante attento tra i pali, ci prova nuovamente Buonaguro, l'assist con la conclusione sotto misura parata da Grande, la ripartenza di Avallone dopo un errore, il triangolo e il gol del pareggio allo scadere del primo tempo per il Pomigliano. Con le immagini andiamo alla ripresa, subito il tentativo di Mocerino con la risposta di Infante, poi ci prova Pizzini, Grande gli dice di no, ancora questa chance per il Cicciano con la conclusione di Miele, poi attenzione al Pomigliano sull'altra sponda, Mocerino trova il gol dell'avvantaggio al 36esimo con questo sinistro all'incrocio dei pali, il calcio di punizione per gli ospiti con Infante che si salva, poi la ripartenza, il clamoroso errore di Mocerino, la risposta invece con la traversa colpita da Pizzini, l'errore di Carfora nel tapin, Buonaguro la parata di Grande, poi ancora Infante sull'altra sponda che dice di no a questa chance per il Pomigliano. Il gol arriva con il diagonale vincente di Miele al 40esimo minuto, ristabilita la parità qui e si salva ancora Infante su questa doppia chance per il Pomigliano. Pizzini la conclusione con Grande che mette in calcio d'angolo, poi ancora questa conclusione con il salvataggio in extremis di Grande prima e poi della difesa, guardate il capolavoro di Buonaguro, il tocco per il destro ancora di Pizzini, altra traversa, incredibile sfortuna per il numero 90 del Cicciano. Il gol arriva invece con Carfora al 46esimo minuto di gioco, poi ancora Cicciano che spinge sull'acceleratore sull'altra sponda, il Pomigliano trova sempre Infante attento tra i pali, qui l'errore sotto misura doppio del Cicciano e il gol arriva invece con Napolitano al 52esimo minuto di gioco. La partita potrebbe finire qui con il doppio vantaggio, Carfora non la chiude sotto misura, poi ancora il numero 13 che va a timbrare l'ennesimo legno in questa partita, allo scadere arriva il gol del Pomigliano, non chiede il rispetto della distanza, giusta decisione del direttore di gara con la rete di Parlato al 62esimo, ma non c'è più tempo per rimediare, vince di misura il Cicciano per 5-4, una vittoria fondamentale in chiave salvezza.